Ci troviamo a Casella Torinese, ospiti del dottor Andrea Fontana, consigliere comunale di Caselle, del gruppo Caselle Futura, arrivato al suo terzo mandato elettorale quest'anno. Consigliere Fontana, dopo ormai è passato quasi un anno dall'inizio del secondo mandato baracco, facciamo un bilancio di quello che lei vede dal suo movimento politico. Possiamo dire che siamo in linea con quanto è accaduto nei 5 anni precedenti, anche se si sono aggiunte delle notevoli difficoltà, soprattutto per quel che riguarda l'ormai ben nota vicenda di Mappano. È una giunta che fa il suo compitino e continua a farlo, però quello che manca, secondo me, e che è mancato anche negli anni precedenti, è quel quid in più, quella scintilla che faccia fare il salto di qualità alla nostra città, che purtroppo non ho ancora visto, purtroppo per la nostra città. A proposito di Mappano, visto che lei l'ha citato in questo momento, tra Mappano e Caselle sono sorte delle diatribe che ancora adesso le state portando avanti e che non vi danno forse neanche la possibilità di approvare un bilancio delle proprie di Caselle per via del ricorso che ha depositato il sindaco Francesco Grassi. Certo. Come vede questo astio tra i due comuni? Mappano nasce da una situazione già di per sé non facile. Se l'abbiamo vissuta nel corso degli ultimi 30 anni tutti quanti assieme. Purtroppo paga anche lo scotto del fatto che prima tutti erano favorevoli alla nuova municipalità e poi dopo questo essere favorevoli ha cominciato un po' a zoppicare o a venire meno. Senz'altro non possiamo parlare forse di rivalità. Mettere su un comune, siamo tutti d'accordo, farlo da zero non è facile. La collaborazione tra i diversi enti deve comunque esserci. La rivalità la vedo come un aspetto del fatto che Grassi e la sua giunta vogliono dare una cesura, un taglio netto con il passato, ma soprattutto con le due municipalità maggiori, cioè con Caselle e con Borgaro, pur tenendo conto che soprattutto Caselle per il comune di Mappano ha fatto molto, per la frazione di Mappano, quando era ancora frazione, ha fatto anche di più. È chiaro che per porsi di fronte alla sua nuova cittadinanza, Grassi deve dare un segnale di cesura con il passato. Non sempre però, andando al muro contro muro, come sta succedendo in questo momento, possiamo dire che sia la metodologia adeguata. Vedremo quello che succederà, spero per i mappanesi, perché fino a ieri eravamo con cittadini, spero davvero che per i mappanesi si possa tutto risolvere per il meglio, perché comunque hanno tanto desiderato la loro città e adesso è giusto che se la godano e se la godano fino in fondo senza più le difficoltà che stanno incontrando, ma sono convinto che comunque nel corso dei prossimi mesi mano a mano le varie questioni andranno a risolversi e saremo tutti più tranquilli, soprattutto Caselle, che adesso non ha potuto appunto ancora approvare i bilanci e lo farà con un certo rischio anche per chi andrà a votare favorevolmente, perché la Corte dei Conti a quanto pare ha dato delle prescrizioni ben precise. Già nella passata legislatura lei, il suo cavallo, ha fatto un suo cavallo di battaglia contro le areata. Queste areata, condizionale d'obbligo, dovrebbero cominciare a sorgere entro il 2018. Lei nell'ultimo consiglio comunale svolto il 26 di marzo ha chiesto un consiglio comunale aperto alla giunta baracco. C'è qualche notizia in merito? Ancora no, però ormai stanno per decorrere i 15 giorni di tempo entro cui quel consiglio lì deve essere convocato. Non è ancora stato convocato e questo mi dispiace un pochino, non è ancora stato dato nessun tipo di comunicazione, non ci sono state fornite notizie e, come avete sentito, chi era presente quella sera in consiglio o chi ha potuto ascoltare,
ci è stato detto che il sindaco non è favorevole a fare questo tipo di confronto anche con la cittadinanza, oltre che con il consiglio comunale, perché prima di tutto il confronto tra sindaco e giunta avviene col consiglio comunale all'interno del consiglio e poi con la cittadinanza. È dovere di un sindaco, ma soprattutto di un consiglio comunale, informare la cittadinanza su quello che è e quale sarà il futuro della città stessa, perché qui è di questo che stiamo parlando, del futuro della nostra città. Contro le areata, mi diceva lei prima, contro le areata, ma per un semplice motivo. Io sono anni che lo dico e purtroppo negli ultimi mesi i fatti mi stanno in un certo senso dando ragione. Quello che sta succedendo non è ben chiaro e qui si motiva la richiesta che ho fatto io insieme ai colleghi dell'opposizione, perché ricordiamoci che abbiamo firmato in 5 consiglieri per ottenere questo consiglio comunale aperto. Quello che ho paventato negli ultimi anni, nel corso dei miei mandati, si sta purtroppo avverando in questo momento. Non ci sono ancora i progetti definitivi, quindi alla fine sulle areata stiamo parlando quasi del nulla. C'è una convenzione che è stata firmata, ma ne avevano già firmate anche altre. Avevano detto che i lavori sarebbero iniziati adesso, in primavera, ma in primavera ci siamo. Oggi è il 6 di aprile e tuttora i progetti non ci sono. Hanno altresì affermato che c'è un lieve ritardo, se ne riparlerà per l'estate, forse dopo, ma quante volte abbiamo sentito questo discorso? Il fatto, secondo me, è uno soltanto. Il progetto è estremamente in bilico e per il mio parere, che spero che poi possa essere smentito dai fatti, questo progetto non prenderà il via, o perlomeno non prenderà il via come era stato concepito. Anche perché vi faccio notare due cose. Abbastanza sotto gli occhi di tutti. Qual è l'impresa che adesso come adesso può andare a investire 300 milioni di euro in un progetto di quel genere lì? E soprattutto hanno detto i lavori cominciano nel 2018, e siamo nel 2018, e finiranno entro il 2019-2020. Ma secondo chiunque possa ascoltare in questo momento un lavoro di questo genere su un'area estremamente vasta, perché sono 150.000 metri quadri e ci sono diverse costruzioni da creare dal nulla, da zero, perché adesso sono prati, c'è da fare una viabilità molto complessa che porti alla futura shop villa, alle future aree areata. Secondo voi è possibile fare tutto questo in un anno? Io ho paura che questo non sia possibile e che questo non avverrà. Potrà avvenire una cosa differente. Dopo il 2020 il progetto verrà magari ridimensionato, saranno necessarie anche meno opere accessorie e allora forse potrà essere realizzato, ma non sarà più il progetto che ci hanno promesso, sarà completamente un'altra cosa, ed è per questo che la mia contrarietà al progetto è sempre stata così forte, non solo per una questione di consumo del territorio, consumo di prati e colate di cemento che ci avrebbero invasi, ma soprattutto per il fatto che questo progetto non è mai stato chiaro, non abbiamo mai visto un progetto definitivo, non abbiamo mai visto cosa avremmo avuto sul nostro territorio, e questo ovviamente fa capire che alla base di questo progetto c'è abbastanza poco, il classico gigante, per usare una metafora, un gigante che si regge però su dei piedi di argilla, e purtroppo adesso ci stiamo trovando in questa fase in cui non c'è il gigante, ci sono soltanto i piedi di argilla e purtroppo questi non sono adatti a sostenere alcunché. Quale sarà secondo lei l'impatto sul commercio locale di queste areate? L'impatto sul commercio locale ne abbiamo già parlato diverse volte, non può che essere devastante, l'abbiamo visto anche perché intorno a Caselle non è che manchino i centri commerciali, Settimo Cielo, il nuovo outlet di Settimo, abbiamo diverse realtà di commercio molto grandi, ma anche medie nella nostra zona, e tutte queste hanno già provato, messo alla prova duramente il commercio locale.
commercio locale che io ho sempre difeso, tra l'altro, perché questa è la nervatura di una città. Senza il negozietto all'angolo, senza avere un negozio di minuterie in cui puoi andare a acquistare le tue cose, il tuo pane il giornaliero, le città lentamente muoiono, e purtroppo anche a Caselle è successo e sta succedendo questo. Molte attività che prima c'erano, anche storiche, sono entrate in sofferenza, molte altre hanno dovuto chiudere. Figuriamoci se dovesse arrivare un centro commerciale anche di quelle dimensioni, oltre tutti i disagi che porterebbe alla nostra città dal punto di vista della viabilità, dell'inquinamento, sia nella fase costruttiva che in quella successiva. Figuriamoci il commercio locale, quali conseguenze potrebbe avere. Io ritengo che questo progetto sicuramente non potrà che avere che conseguenze nefaste sul nostro commercio, sul commercio locale in maniera particolare, anche perché giova ricordarlo, per il commercio locale politiche nel corso degli ultimi anni, politiche anche a livello comunale, non ne sono state poste in atto. Comunque non abbiamo avuto politiche incisive che facessero sì che almeno in parte i piccoli commercianti potessero risollevarsi. Io ritengo che pertanto si debba puntare sul rilancio di questo piccolo commercio piuttosto che sulle grosse strutture che si è visto sono talmente numerose che non possono far altro che concorrenza tra di loro. Se uno guarda anche l'outlet di Settimo, quello nuovo che ha aperto circa un anno fa, ha stentato soprattutto agli inizi a decollare, si riempie nei fine settimana, mentre durante il resto della settimana tutto sommato è relativamente tranquillo. Quello che preoccupa è che chi va all'outlet, chi va a Settimo Cielo, non andrà mai in centro a Settimo, ad esempio, o perlomeno una minima percentuale. È quello che accadrà anche a Caselle. È come se fosse un nuovo quartiere della città, ammesso e non concesso che venga costruito, che però rischia di fagocitare il resto della città stessa. Uno dei suoi cavalli di battaglia anche nel corso del passato consiglio comunale è stato quello, la riqualificazione della vecchia stazione. Tante cose sono state dette. Dell'area della vecchia stazione. Tante cose sono state dette, però a livello nulla di concreto è stato fatto per recuperare la vecchia stazione di Caselle. Sì. È uno degli angoli della città a cui i cittadini sono più affezionati. Io stesso, quando andavo a Torino come studente, ho trascorso diverso tempo delle mie giornate lì alla vecchia stazione. Fa tristezza vederla com'è adesso, tutta diroccata, che è stata trascurata per così tanti anni dall'interramento della ferrovia in poi, praticamente è stata abbandonata a se stessa. Progetti non ce ne sono. A quanto pare ho visto che c'è la possibilità che finalmente venga ceduto e incomodato l'uso. Speriamo soltanto di essere arrivati in tempo per poter salvare il salvabile. Poi si possono fare diverse altre cose, il trasferimento in una sede più grande, ad esempio della biblioteca, era una delle cose che avevo proposto già in passato. Però anche con un concorso di idee per quel che riguarda la ristrutturazione non sarebbe male, per poter restituire finalmente alla città un pezzo della sua storia, perché ricordiamoci che la ferrovia Cirie-Lanzo, che poi è diventata Torino-Ceres, è una delle ferrovie storiche d'Italia, e sarebbe bello appunto recuperare quella vecchia stazione senza snaturarla, però restituendola, come ho detto prima, al patrimonio di tutti i cittadini, perché ad essi già appartiene e devono poterla anche utilizzare, insomma. Lei più volte in consiglio comunale ha portato alla conoscenza del parlamentino casellese il problema degli aerei che sorvolano Caselle, nonché in un consiglio comunale aperto aveva forse provocatoriamente consegnato una tegola ai vertici Sagat.
Come sono adesso le strutturati? C'è qualche passo avanti rispetto a quella volta o siamo sempre... Siamo sempre allo stesso punto, come avete sentito anche prima, gli aerei, questo qui era un caccia, probabilmente un Eurofighter, continuano a passare indisturbati sulle nostre teste. È divertente vedere come chi non è di Caselle, a volte viene qui da me in studio e dice: ma come fate ad abituarvi? I casellesi sono stati bravi, si sono abituati un po' a tutto quanto, però non è detto che quello a cui ti ci abitui sia sempre la cosa migliore, perché ci si abitua perché sopporti, no? La convivenza con l'aeroporto deve portare vantaggi reciproci. Fino adesso Caselle ha avuto più svantaggi che vantaggi. Anche mi chiedeva prima di quel famoso consiglio in cui avevano sbandierato i famosi 70.000 euro per le riparazioni dei tetti. Di quei 70.000 euro lì manco a parlarne, non sono arrivati, anche perché la regione, a quello che mi risulta, non ha ancora dato il benestare a versare la propria quota. E come ho già detto in precedenza, sono fondi assolutamente insufficienti. Non servono se non per chi ne fa una propaganda. Infatti quel consiglio era avvenuto praticamente quasi in campagna elettorale, nell'altra campagna elettorale. Però per i cittadini state tranquilli, fondi non ne arriveranno, perlomeno non adesso e non nelle quantità sufficienti. Perché? Perché comunque pagherebbero soltanto il fissaggio delle tegole, ma tutti sanno, anche chi non è un addetto ai lavori, che per ristrutturare un tetto ci vanno diverse centinaia di euro al metro quadrato. Non si tratta soltanto di andare a abitare una tegola, ma si tratta di rifare tutte le intelaiature, di mettere un ponteggio. Quindi è un piccolo contentino che verrebbe eventualmente dato, anche questo ammesso e non concesso che venga dato, però non risolve il problema. Il problema sta anche nella cittadinanza, nel monitorare la situazione, nel farsi sentire quando i disagi diventano troppo elevati e quindi insopportabili, e segnalare sempre, anche a noi consiglieri comunali, siamo lì apposta del resto. Torniamo nel suo campo, cioè campo veterinario. In questi giorni è stata inaugurata l'area canina di veterinaria, certo, di cui lei è stato un docente dei famosi corsi del patentino. Dei patentini per i cani. Che impatto può avere questa area cani per il popolo casellese? Ma innanzitutto molti hanno frainteso un attimo il concetto, no, dell'area cani. L'area cani nasce per la socializzazione degli animali tra di loro, per potergli far trascorrere qualche mezz'ora in compagnia, no, con altri cani, per vedere di poterli socializzare, di indurli anche a comportamenti migliori rispetto a magari quelli che già hanno. Ma l'impatto è sicuramente positivo. Ricordiamoci che, tra l'altro, una delle prime richieste fatte per ottenere un'area cani, un'area attrezzata per i cani, l'avevo fatta proprio io con una delle mie prime interpellanze, che ricordo quasi con nostalgia, nell'ormai lontano doveva essere il 2007, se non ricordo male. Poi sono passati un po' di anni e finalmente adesso abbiamo ottenuto anche questa area cani. L'impatto, speriamo che innanzitutto possa essere uno stimolo sempre maggiore della consapevolezza e di conoscenza tra uomo e animale, perché questo è il suo aspetto fondamentale, il suo scopo principale. È chiaro che non è un'area dedicata soltanto a far sporcare i cani, perché inizialmente si era detto anche questo, e non è questo, però può essere un buono stimolo, come vi ho detto, per favorire la conoscenza e il rispetto per il mondo animale e in questo caso per i cani. Ne ho fatto la mia professione e su questo non posso che essere contento. A Caselle mancava, vedremo se sarà anche accolta favorevolmente dal pubblico. Da quello che ho visto nel corso del patentino c'era interesse, c'era interesse anche di imparare, e questo non può che farmi piacere. Vuol dire che anche noi
anche a caselle e a livello generale, anche noi come italiani ci stiamo evolvendo nel senso del rispetto e della cura degli animali, insomma. L'assessore Giovanni Isabella, nel corso dell'inaugurazione che è stata fatta il sabato pomeriggio lì in via Venaria, ha paventemente sbandierato che se questa area cane funzionerà a dovere, verranno create altre cani negli altri punti della città. Certo. Pensi che sia una cosa positiva questo? Se c'è lo spazio, sì, se c'è lo spazio, sì, un paio di aree cane su una zona di questo genere, il nostro è un territorio abbastanza grande e quindi può essere utile. È chiaro che se ci abbiamo già messo più di 10 anni a costruirne una, non vorrei che i tempi si procrastinassero oltre. Cominciamo a vedere cosa e come viene accolta, se viene utilizzata e come viene gestita questa di adesso. Potrebbe essere che in futuro un'altra area possa essere creata in un'altra zona della città, però ripeto, cominciamo a goderci questa che c'è, cominciamo a farla funzionare soprattutto bene per gli scopi che ho già detto prima. Se poi venisse costruita, ben venga, anche perché come avete visto non è che ci vadano tantissimi materiali, è abbastanza semplice di costruzione, quindi tutto sommato se ce ne sono due è meglio di una, come dice anche una famosa pubblicità. Però prima di tutto vediamo cosa succede con questa e vediamo se viene utilizzata nella maniera corretta e soprattutto se viene gestita a dovere. In queste ultime settimane è esplosa la diatriba col Bertetto Center nell'ambito di quella famosa fideiussione firmata al Comune di Caselle quando è stato costruito il Bertetto, proprio il Bertetto Center. È uscita che questa fideiussione pare essere falsa. Nella giornata di ieri la ditta Bertetto ha emesso un comunicato stampa facendo delle dichiarazioni. Come vede dal suo punto di vista umano, da cittadino casellese e da amministratore di questo comune? Innanzitutto bisogna usare sempre il condizionale in queste cose. Parrebbe, ha detto giustamente lei prima, che la fideiussione sia falsa. Se questo venisse dimostrato, qualora questo venisse dimostrato, è sicuramente un danno abbastanza grave per le nostre casse comunali. Mi stupisce soprattutto che a livello degli uffici non sia stato operato il controllo adeguato, nel senso che quando un cittadino comune come posso essere io va a presentare una domanda anche soltanto per imbiancare una facciata, deve presentare diverse pagine di documenti che vengono spulciati uno ad uno. Qui in questo caso qua, se c'è una fideiussione da 360.000 euro, quella cosa che secondo me l'ufficio deve fare e andare a verificare immediatamente. Non si tratta di pochi euro, sono diverse centinaia di migliaia, quindi la prima cosa è una telefonata all'ufficio dell'assicurazione: è tutto a posto, non è a posto, va bene, facciamo questo, facciamo quell'altro. E in questo caso qua evidentemente qualcosa a qualche livello è mancato. Dal punto di vista del cittadino casellese, ve l'ho spiegato adesso, se fosse tutto confermato mi sentirei un pochino preso in giro. Dal punto di vista dell'amministrazione, di amministratore, quale anche sono, ho timore che questo possa configurarsi come un danno erariale, quindi sarebbe interessante che anche la Corte dei Conti venisse coinvolta. Dal punto di vista umano, diciamo che gli errori possono farli tutti, però certi errori grandi, come sembrerebbe essere questo qua, è meglio evitarli, soprattutto perché in un periodo in cui versiamo già tante tasse, in cui hanno detto che anche la TARI aumenterà, in cui forse l'IMU aumenterà, andare a perdere 300.000 euro in questo modo mi sembra davvero che non sia una cosa giusta, ma non nei confronti degli amministratori, nei confronti di tutti i cittadini. Nell'ambito della sicurezza, Caselle questa settimana hanno inaugurato il nuovo mezzo dei vigili urbani e i nuovi body cam per il controllo del territorio, per la parte della questione principale. Come vede l'impatto di sicurezza Caselle?
Ma allora, Caselle ha vissuto nei mesi e nel corso degli ultimi 2 o 3 anni un incremento, e che se ne dica, della quello che viene definita erroneamente microcriminalità, i furti negli appartamenti, le piccole infrazioni, però quello che per tanti è la microcriminalità, cioè piccole, una criminalità quasi da sottovalutare, per, se ti vengono a rubare un appartamento, come è già successo anche al sottoscritto, non è piacevole, perché è tutto il tuo mondo che viene violato in questo modo. Io dico che maggiore la sicurezza, meglio è. L'importante è che soprattutto quel che riguarda le body cam, quelle che fanno molto telefilm poliziesco americano, non vengano utilizzate soltanto a livello aeroportuale, come avevo letto in certe dichiarazioni, ma che vengano utilizzate anche sul territorio. Questo è importante. Il nuovo mezzo della polizia municipale è andato a sostituire un altro mezzo, credo più vetusto, che avevano già in precedenza, e questo vuol dire che comunque le spese devono essere fatte in una certa maniera, però io continuo a ribadire sempre nella difesa del nostro territorio, anche perché i vigili urbani, la polizia municipale, purtroppo è, a mio modo di vedere, ancora sotto organico. Sono perfettamente consapevole che non si possano, anche per ragioni amministrative, aumentare il numero proprio degli agenti di polizia municipale, quindi anche del personale. Di nuovo, anche purtroppo per la questione di cui facevamo accenno prima, a cui facevamo accenno prima, di Mappano. Però sarebbe necessario davvero che almeno un paio di unità in più fossero assunte, per non tanto per andare a fare le multe in giro, perché comunque sono state delle settimane in cui davvero a Caselle si era creato il caos, però proprio per il controllo del territorio, del centro e soprattutto delle periferie. A volte, anche solo vedendo passare una macchina della polizia municipale, chi ha intenzione di delinquere magari ci pensa un attimo in più. Uno dei suoi cavalli di battaglia nel corso di questi anni è stato il recupero delle vecchie strutture del Baulino. Sì. Tante avete fatto dei sopralluoghi, siete andati, sì. Siamo andati, perché in quel frangente c'ero anch'io. D'accordo. Per vedere comunque lo stato in cui versano i vari locali, e si era parlato di spostare il comune dalla residenza attuale al vecchio Baulino. Di tutte quelle parole che sono state fatte in quei giorni, in quei tempi, c'è qualcosa di cambiato, oppure siamo sempre a livello di parole? Parole, lo diceva anche Mina. Purtroppo per fare le cose ci vogliono i soldi. È chiaro che io sono sempre stato contrario anche al trasferimento, per chi si ricorda, del vecchio Baulino nella nuova struttura, perché questa struttura era una cosa, quell'altra è una cosa totalmente diversa. Gli anziani qui erano nel centro del paese, là invece sono pur in una struttura più bella dal punto di vista magari della freschezza di costruzione, sono fuori, un po' avulsi dal contesto della città, invece secondo me dovrebbero essere sempre inclusi gli anziani, inclusi nella vita sociale di una città. Purtroppo, come vi dicevo, siamo andati a fare un sopralluogo, questo già un paio d'anni forse che l'abbiamo fatto. Ci sono anche, mi era dispiaciuto tantissimo vedere il famoso ritratto di Aquilante De Monte, chi non è casellese magari non lo conosce, era un noto benefattore, il suo ritratto era esposto proprio lì nel vecchio Baulino. Mi era dispiaciuto tantissimo vederlo buttato là in un angolo in mezzo alla polvere e ai calcinacci. È una struttura che senz'altro va recuperata, però più si aspetta in queste opere e più i lavori aumentano, perché un giorno c'è un'infiltrazione d'acqua, un altro giorno si scrosta un muro, dove prima, come dicevano i vecchi saggi, dove prima serve una cazzolata di calce, dopo ce ne va una carriola intera. E quindi anche l'adattare una struttura di quel genere a fare il nuovo comune richiederà parecchio impegno e parecchio sforzo. Speriamo anche in questo caso, vale il discorso della vecchia stazione, speriamo soltanto di arrivare in tempo a fare i lavori, perché anche quella struttura lì, proprio nel cuore della città,
e anche a cui tutti i cittadini sono affezionati. C'è la vecchia cappella, per chi non lo sa, c'è una vecchia chiesetta in cui si teneva messa, in cui partecipavano diversi dei nostri concittadini. Va recuperata e va restituita al patrimonio cittadino. Speriamo, come sempre, soltanto di arrivare in tempo. Siamo in chiusura del nostro percorso di vita casellese da parte del dottor Andrea Fontana. Caselle, possiamo considerarla una cittadina bella da vivere, però come tutte le cose belle, forse manca qualcosina per essere proprio la più bella. Cosa manca secondo il suo punto di vista? Allora, c'è un bello estetico e c'è un bello da vivere. Qui nel corso degli anni si sono tralasciati soprattutto gli aspetti estetici, anche per quel che riguarda il recupero delle vie del centro storico si poteva fare di più, basarsi soprattutto sulla nostra storia. Sembra strano che citi continuamente la nostra storia e le nostre tradizioni, ma è da lì che dobbiamo ripartire per avere il nostro, quello che gli inglesi definiscono il background. La nostra storia è quella, quindi da quella che dobbiamo partire e da quella che dobbiamo evolverci, sempre rimanendo fedeli alle nostre tradizioni. Quindi cosa manca a Caselle? Manca innanzitutto un senso estetico e una visione d'insieme per quel che riguarda il recupero del centro storico. Se recuperassimo il centro storico e ne creassimo un vero centro commerciale a cielo aperto, rispettando le nostre tradizioni anche alimentari, sicuramente avrebbe un'altra presa rispetto a quello che stiamo vedendo adesso. Però questo non è stato fatto e ormai la situazione è un po' difficile da recuperare. Dall'altro lato mancano delle attrattive per i giovani. Sarebbe bello poterle creare e poterle creare in maniera che Caselle diventasse una città a misura anche di giovani, non dovessero andare a Torino tutte le volte per trovare qualcosa. E un'altra cosa, quella che manca e che va creato qua sul nostro territorio, è il lavoro. E va fatto, ancora una volta lo ribadisco, tra tradizione ed innovazione. Riscoprire i nostri prodotti tipici, e forse non tutti sanno che ad esempio Caselle era la città delle cartiere e dei corsi d'acqua, riscoprire anche queste cose per poi da lì ripartire e creare occupazione. L'hanno fatto in tanti paesi europei, in diverse città italiane. Caselle avrebbe tutti i numeri, basta andare a scoprire, basta saperlo fare, insomma. Signore e signori, il nostro tempo a disposizione ormai è terminato. Ringraziamo il dottor Andrea Fontana e diamo appuntamento ai prossimi servizi di Obiettivo News. Grazie, arrivederci a tutti.